Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta con sugo di pesce spatola o pesce sciabola in umido. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 50 minuti. Gli ingredienti sono pesce spatola o pesce sciabola, filetti e spine, patate tagliate a fette, spaghetti o linguine, prezzemolo, aglio, olio, pomodorini piccadilli, sale, pepe, vino bianco e acqua. Diamo il via alla ricetta. Con questa ricetta prepareremo sia il primo che il secondo. Iniziamo mettendo nel baroma le patate che abbiamo tagliato a pezzetti e abbiamo condito con sale e pepe. Nel vassoio del baroma abbiamo posizionato un foglio di carta da forno bagnato e strizzato. Abbiamo posizionato i filetti del pesce che abbiamo condito con sale e pepe. E abbiamo messo sopra dei pomodorini. Momentaneamente mettiamo da parte il varoma col pesce e le patate che riprenderemo in un secondo momento. Adesso mettiamo all'interno del boccale il prezzemolo e l'aglio. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Mettiamo da parte una parte del trito di aglio e prezzemolo che ci servirà per condire il pesce. Adesso andremo ad aggiungere al trito che è rimasto nel boccale i pomodorini, e l'olio. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 3 minuti 120 gradi antiorario, velocità 1. Adesso dal foro del coperchio aggiungiamo il vino e lo facciamo sfumare per 3 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità 1 senza il misurino. Adesso aggiungeremo nel boccale l'acqua e aggiungiamo il sale e il pepe. Posizioniamo il cestello con le spine del pesce che ci serviranno per il sughetto. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino, riprendiamo il varoma e riprendiamo il trito di prezzemolo e aglio e andiamo a condire un po' il pesce. Possiamo condire anche le patate se lo gradite con il trito. Posizioniamo il vassoio del il varoma, chiudiamo con il coperchio del varoma e facciamo cuocere per 25 minuti, temperatura varoma, antiorario, velocità 1. Il pesce è cotto. Anche le patate sono cotte, teniamole in caldo da parte
Adesso con l'aiuto della spatola andiamo a rimuovere il cestello. Attenzione a non bruciarvi. Mettiamo da parte le spine del pesce. Il sughetto per la pasta è pronto, adesso andremo a cuocere la pasta. Aggiungiamo un po' d'acqua. Adesso chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 3 minuti, 100 gradi. Antiorario, velocità 1. Adesso dal foro del coperchio aggiungiamo la pasta e la facciamo cuocere per il tempo indicato nella confezione, nel nostro caso 11 minuti, 100 gradi. Antiorario, velocità soft. La pasta è cotta, andiamo a impiattare. Pasta col sugo di pesce spatola o sciabola in umido e pesce spatola o sciabola in umido con patate. Grazie e alla prossima ricetta.